In questo corso di analisi matematica 2 avremo sostanzialmente due anime del corso, cioè ci sarà una parte del corso che riguarderà algebra lineare, quindi algebra lineare con le applicazioni alla geometria, che sarà l'argomento sicuramente iniziale, e poi un'altra parte che sarà più propriamente analitica. Questo è un corso comunque da 12 crediti, quindi ci stanno parecchi contenuti. E vabbè, fatta questa introduzione, cominciamo con la definizione di R alla N. Allora, noi in analisi matematica 1, se vi ricordate, abbiamo dovuto, diciamo, abbiamo impiegato le prime due settimane per costruire la retta dei numeri reali, ok? Per costruire i numeri reali. Adesso vogliamo andare a vedere chi è R alla N. R alla N come insieme, poi adesso ci mettiamo sopra una struttura, non è altro che R cartesiano R cartesiano R n volte. Ok? Quindi un punto x, un vettore, gli elementi di R alla n verranno visti a volte come punti, a volte come vettori. Questo diventerà più chiaro oggi stesso. L'elemento di R alla n non è altro che una n nulla di numeri reali. Dove x con i appartiene a f per ogni indice i compreso tra 1 ed n. N ovviamente, manco a dirlo, è un numero fisso naturale, ok? Quindi per esempio n è uguale a 1, è uguale a 3, è uguale a 7, è uguale a 13. Allora, vediamo se avete capito. Se n è uguale a 1, cosa viene? Come qui. Ditemi tre elementi di R2. Fissateli a caso. Per esempio, che ne so? 3,1. Questo è un elemento di R2. Dove sta? In R2. Meno 1,7. In R2, oppure che ne so, radical 2 meno pi greco 5, questo dove sta? In R3, ok? Quindi fino a qui mi sembra tutto chiaro. Qua ci ho messo dei numeri che non fossero interi, in maniera tale che da capire che le coordinate possono essere numeri reali, no? Ok. X con I si chiama componente oppure coordinata iesima di X. Ok? Quindi e x, ripeto, a volte viene chiamato un punto di Rn, a volte viene chiamato un vettore di Rn. Comunque in ogni caso è un elemento, come insieme è un elemento di Rn. Quindi se prendiamo un punto di Rn, questo ha questo ha n coordinate. Ok? Va. Adesso la cosa interessante con questo insieme non è tanto la definizione dell'insieme, ovviamente le coordinate sono ordinate, se io qua scambio radical 2 meno pi greco, questo è un altro punto, perché qua se scambio 3 1 con 1 3 ovviamente il punto cambia, no?
Adesso, prima di vedere cosa ci possiamo fare, andiamo a vedere dove possiamo rappresentare questi punti di R2. Allora, cominciamo con R2, perché R2 è più facile. Gli elementi di R2 li possiamo rappresentare su quello che si chiama piano di rappresentazione, cioè così come se vi ricordate gli elementi di R dove li rappresentavamo? Su una retta orientata, ok? Prendevamo una retta, fissavamo un'origine, lo 0, fissavamo un'unità di misura, 1, fissavamo una direzione che era quella della retta e un verso che era dalla parte dove stava 1, no? Andato da 0 verso dove stava 1. E quella la chiamavamo retta orientata, e poi a quel punto avevamo detto che a ogni punto della retta orientata, fissato sulla retta orientata, corrispondeva un numero reale e viceversa. Questo non era oggetto di dimostrazione, anche perché la retta che andiamo a disegnare era, diciamo, in qualche modo è giusto per avere un'idea, però diciamo è una cosa che prendiamo per assioma, no? Okay. Adesso andiamo a vedere come andiamo a rappresentare i numeri di R2, gli elementi di R2. Per rappresentare gli elementi di R2 noi prendiamo un piano. In questo piano fissiamo due rette. Questa retta la chiamiamo asse delle ascisse e questa retta la chiamiamo asse delle ordinate. Questo siamo abituati già a farlo perché siamo abituati a rappresentare i grafici delle funzioni da RR in R2, se vi ricordate. Su queste due rette orientate le prendiamo in maniera che queste due rette siano ortogonali, facciano un angolo di 90 gradi, e in maniera che la, diciamo, questa coppia sia orientata in maniera tale che se io giro di 90 gradi in senso antiorario l'asse dell'ascisse mi trovi sull'asse dell'ordinato, cioè se questo punta a destra questo deve puntare in alto, chiaro? Poi fissiamo su ambedue le rette un'unità di misura, normalmente si fissa uguale, diciamo uguale a questo. Okay? Allora, che cosa significa? Per esempio, andiamo a disegnare 3,1. Chi è 3,1? 3,1 significa andare a prendere il punto che ha le coordinate, per coordinare la scissa 3 e l'ordinata 1, cioè che si trova dal punto 1 e dal punto, allora dal punto 3 sull'asse delle ascisse, dal punto 1 sull'asse dell'ordinata, andiamo a tracciare le parallele alle altre due rette, queste si incontreranno in un unico punto, quel punto è punto 3, ok? Fino a qua è una ripetizione, perché questo l'avevamo già fatto anche in analisi 1 quando andavamo a fare i grafici disegnavamo nel prodotto cartesiano che sta comunque nel R2. Vedere le due già l'avevamo visto. Però perché questo elemento si chiama punto ma si chiama anche vettore? Vettore, allora, punto si capisce perché è un punto, sta qua. Si chiama anche vettore perché io lo posso interpretare anche in un altro modo, cioè posso interpretarlo come un vettori orientati, quelli che avete visto in fisica 1, applicato nell'origine, quindi i nostri vettori in geometria saranno sempre applicati nell'origine, e quindi una freccetta che punta dall'origine, che è il punto dove le due rette si incontrano, verso il punto 3,1. Chiaro? Ok. Andiamo a vedere meno 1,7 dove sta. No, meno 1,7 meno 1, andiamo a finire fuori, facciamo meno 1,5,
anzi 4. Meno 1,4, faccio meno 1, faccio 4. Allora, con il grado di precisione del disegno fatto a mano, meno 1,4 sta qui. Questo lo possiamo rappresentare come punto o come freccetto orientato che parte dall'origine a prima. Ok? Allora, qualche prima osservazione. Secondo voi quest'angolo è 90 gradi, di meno o di più? È un po' meno di 90 gradi, non è 90 gradi. Qualcuno è stato attratto a dire 90 gradi perché se, allora siccome sembra quasi 90, allora la mente umana dice vabbè, se è quasi 90 sarà 90. No, non è. Poi vedremo come fare. Ci sarà, diciamo, uno dei primi obiettivi del, allora questo era meno 1,4. Allora, come si potrebbe fare a stabilire se questo angolo è 90 o di meno, di più? Vedremo, questo ve lo anticipo, poi dimostreremo al suo tempo, no? Che un modo semplice è fare il prodotto delle coordinate componente per componente e poi fare la somma. Allora, meno 1 per 3 fa meno 3, 4 per 1 fa 4, 4 meno 3 fa 1, questo numero è positivo, l'angolo è meno di 90 gradi. Se quel numero veniva negativo era di più. Se quel numero veniva a 0 era esattamente 90 gradi. Quindi intuiamo, se fosse vero questo, poi lo vedremo, per arrivare a questo non è che ci arriviamo subito, ci arriviamo un paio di settimane, ma comunque se fosse vero questo cominciamo a capire che rappresentare i punti vettori in questo modo è utile. Quindi la geometria analitica è utile perché posso fare dei conti, cioè, invece di mettermi là col goniometro a misurare l'angolo e a dire se è 78 gradi, 83 gradi o 92 gradi, che poi ci sarà sempre una certa approssimazione perché per quando possiate fare un disegno anche col computer la misura sarà sempre fatta in maniera approssimata, posso andare a calcolare quest'angolo in un modo preciso. Poi vediamo un po'. Chiaro? Ok. Allora, poi non dimenticate che io adesso qua sto rappresentando dei punti che stanno in R2, cioè, ma R2 già l'avevi visto, sostanzialmente l'avevi introdotto per fare i grafici delle funzioni da RN. Sì, R2 sì, ma RN no. Sn uguale 3, Sn uguale 7, Sn uguale 3, un gruppo di R3 può essere questo, Sn uguale 7 le coordinate devono essere 7, Sn uguale 12 le coordinate saranno 12. Dice, ma c'è bisogno di tutte queste coordinate? È certo che c'è bisogno di tutte queste coordinate. Perché? Se io butto questo gessetto per aria, per descrivere il modo di questo gesso, quante coordinate ci vogliono? Allora, facciamo... adesso non ho una penna sotto mano. Datemi una penna. Sperando che... va messo bene il cappuccio così. Anche se cade non si rovina. Allora, se io butto questa penna per aria, per descrivere il modo di questa penna, quante coordinate ci vogliono? Allora, ce ne vogliono almeno 6. Perché? In realtà anche 8. Perché?
Allora, la penna è un bastoncino rigido. Quindi voi avete tre coordinate per descrivere la posizione di un estremo e tre coordinate per descrivere la posizione di un altro estremo, S6. Ma tutto questo in funzione del tempo. Quindi ho t, x con 1 di t, x con 2 di t, x con 3 di t, x con 4 di t, x con 5 di t, x con 6 di t. Se conto anche t, le coordinate sono 6. Poi però, in fisica direbbero che il tempo è la variabile indipendente, le coordinate sono 6, poi direbbero che i gradi di libertà sono 5, se avete fatto fisica 1. Perché sono 5? Non sono 6. Perché il professore di fisica vi direbbe, sì, è vero che le coordinate sono 6, ma quando tu devi rappresentare la posizione della tua asta nello spazio, le 6 coordinate hanno un vincolo. Qual è il vincolo? È che la lunghezza della penna rimane sempre la stessa. Quindi la distanza tra i due estremi delle due coordinate non varia. E come si fa la distanza? Lo vedremo con algebra lineare. Ok? Allora, siccome c'è un vincolo, le coordinate effettive, ci sarà un'equazione che legherà queste 6 coordinate e le coordinate effettive saranno 5, cioè la sesta si può ricavare dalle prime 5. In realtà si capisce perché, anche in un altro modo, perché se io prendo, ridammi la penna, se io prendo la mia penna e fissiamo un istante, in questo istante sta nello spazio qui, allora una volta che ho fissato le tre coordinate per vedere dove sta questo punto qui, per capire dove sta l'altro punto, in realtà mi bastano due angoli, quanto devo alzare e quanto devo, diciamo, longitudine e latitudine, ok? Quindi in realtà bastano 5 coordinate, 5 numeri per scrivere dove stava prima. Però in realtà è vero che in effetti bastano 5 numeri, però a volte conviene comunque usare le 6 coordinate, perché se io uso 6 coordinate mi viene, diciamo, voglio dire, se tu hai quanti satelliti servono per posizionarvi per il GPS? Almeno 3. Almeno 3. Normalmente quando ne vengono usati? 4 minimo. Però non diciamo. Perché? Perché il quarto serve la connessione. Allora, quante gambe servono per appoggiare un tavolo? 3. Oltretutto, se un tavolo avesse 3 gambe non zoppicherebbe mai, se il pavimento è su un piano, perché per 3 punti passa uno in un solo piano. E perché ci mettono la quarta gamba? A parte per una posizione, perché qualcuno si troverebbe con sta gamba del tavolo in posizione scomoda, ma c'è un altro motivo. È il controllo che il piano del tavolo sia parallelo, sia orizzontale, cioè parallelo al piano del pavimento. Perché se non è parallelo, allora il tavolo zoppica leggermente. E allora uno va sotto, mette una zeppa e aggiusta la situazione. È chiaro? Quindi non sempre conviene fare i conti con il numero minimo di coordinate. Però diciamo, per descrivere un modo stupido di una penna, servono almeno 6 coordinate più il tempo. In realtà, se poi andiamo a vedere che la penna non è un segmento ma uno spessore, allora cosa può succedere anche? Per esempio, se io dovessi descrivere in modo di proiettile, in artiglieria si dice un proietto, cosa mi interesserebbe sapere? Non mi interesserebbe sapere soltanto il proietto come è messo nello spazio, ma mi interesserebbe sapere anche quanto sta ruotando su se stesso, perché i proiettili ruotano su se stesso. Perché? Perché se un proietto non ruotasse su se stesso, per esempio, qui è il professore di fisica, invece di arrivare a 40 km arriverebbe manco a 400 metri. Perché cosa succederebbe? La punta
perderebbe l'allineamento, perché non ci sarebbe l'effetto giroscopico della rotazione, e quindi la resistenza dell'aria sarebbe molta di più, e quindi il proietto comincia a andare dove non deve andare. Però a quel punto io devo sapere pure, in un certo istante, qual è la velocità angolare di rotazione del proietto attorno al proprio asse, e quindi mi serve un'altra coordinata, e quindi le coordinate aumentano. Quindi è una cosa molto semplice, come un proietto io devo sapere probabilmente avrò bisogno di 7-8 coordinate, 7, minimo 7, chiaro? Se voglio fare un modellino anche semplice, anche in mappa, eccetera, eccetera, poi ci mettete i vostri parametri, andate a calcolare la resistenza dell'aria, eccetera. Se pensate che queste cose non siano, siano fesserie da matematici, tenete conto che chi ha fatto le tavole della prima guerra di tiro della prima guerra mondiale, sapete? Allora, la storia esatta prendetela con beneficio di inventario, perché ho controllato fino a un certo punto. Comunque, per quello che so io, allora, le tavole di tiro sono molto importanti, perché? Perché servivano, allora, gli aggiustamenti del tiro venivano fatti a vista, però diciamo, tu quando più ci vai vicino all'obiettivo, no? Allora devi sparare, questa è fisica elementare, allora devi sparare, fai un tiro lungo, quello ti dice lungo e ti dice anche un numeretto. Fa un secondo tiro, vai corto, per esempio ti dice lungo più 5, corto meno 4. E allora questo qui aggiusta la in maniera lineare, perché sostanzialmente qualunque funzione per piccoli spostamenti della funzione C1, insomma, può essere approssimata in modo lineare. Per esempio, se era lungo più 5, lungo meno 5, quello là si metteva a metà tra i due aggiustamenti, tra le due regolazioni che aveva fatto prima, e al terzo tiro in genere ti beccano. Allora, adesso, se stavamo nella prima guerra mondiale, questo c'ha l'intervallo di tempo che di due tiri, da quando arriva il primo, quando quello sente arrivare il primo, ciuma, arriva il primo, sa che in altri due tiri lo beccano, quindi si deve spostare in poco tempo. Adesso non è più così, perché adesso magari ci sta un aggeggio che ti traguarda, ti aggancia, ti insegue, poi se ti sposti, di tutto il lavoro. Però allora era così, chiaro? Naturalmente, se questo era, mettiamo l'obiettivo un po' più qua, questo era lungo più 4, corto meno 2, quello là invece di regolarsi alla metà si regolerà a un terzo della regolazione, diciamo più vicino alla seconda regolazione. Chiaro? Però in genere, se non fanno errori grossolani, al terzo tiro per te. Poi non è così semplice la teoria dei, diciamo, dei tiri in artiglieria, eh? Per esempio, sapete la differenza tra cannone e obice? Allora, ci sono, voi avete visto in fisica 1, avete visto che il tiro aumenta la gittata fino a che l'alzo non è di 45 gradi. Poi, quando arrivate a 45 gradi, avete la gittata massima, almeno dal punto di vista teorico, se non c'è resistenza dell'aria. Oltre i 45 gradi, la gittata si è accorciata. Quindi, come vedete, questo punto qui io lo posso beccare con due tipi di tiro: questo qui, che ha la parabola più bassa, e questo che ha la parabola più alta. Il primo è il cannone, il secondo è l'obice. Si chiama tiro col primo arco, tiro col secondo arco. Che differenza c'è? Eh? No. Sì, c'è il tempo, differenza. A che serve il tiro del secondo arco? Se vuoi colpire un bersaglio, se magari sopra la montagna, per evitare un ostacolo. Se ci sta un ostacolo, come faccio a colpirlo col primo arco? Oppure se il coso sta qua sopra, sopra il poggio, il primo arco è già lì. Da sotto lo devo colpire forza col secondo arco. Quindi serve anche l'obbligo, non basta. Howitzer in inglese.
quindi non serve solo il cannone. Ovviamente se siamo in pianura il carro armato c'è il cannone, perché deve, ovviamente, altrimenti gli dà più tempo, no? Se comincia, oltre ad essere un tiro probabilmente meno, quasi sempre se il carro armato sta a una distanza non elevata, quindi può colpire direttamente. Vabbè, quindi chi ha fatto la tavola di tiro? La prima guerra mondiale. Allora, la tavola di tiro della prima guerra mondiale pare che siano stati, almeno per l'esercito italiano, siano stati un problema fino a un certo punto, che a un certo punto hanno chiamato un matematico, si chiamava Picone, e l'ha rifatto. Se andate a leggere il libro di Emilio Lussu, Un anno sull'altipiano, vedete che questo solamente che quelli tiravano, italiani tiravano, e spesso invece di beccare gli austriaci. Allora qual è il discorso? Tu c'hai le truppe che avanzano, qua c'hai le truppe nemiche, la tua artiglieria deve bombardare le truppe nemiche, e se fai il tiro corto bombarda le tue. Così hanno coniato un termine per questo, no? Il fuoco amico. Andate a leggere Emilio Lussu e poi ne parliamo. Si lamentava che più spesso beccavano i nostri, poi a un certo punto hanno aggiustato il tiro. E c'è stato il contributo di questo matematico. Questo matematico poi è giustamente è stato un grande matematico, ha avuto come allievi matematici di primo ordine Cacciocoli, Miranda, Scozzo Dragone. Però se andate al Dipartimento di Matematica a Roma, appena entrate a destra c'è l'aula a Mauro Picone, l'aula Magno. Va bene, allora torniamo a noi, perché tutto questo perché l'abbiamo detto? Per fare capire che io posso aver bisogno di tante coordinate. Quindi siccome le operazioni che adesso farò su RM avranno sostanzialmente una struttura simile, sia se avrò R3 che avrò R253, allora perché fissare N? Io lo faccio per un N qualunque. Dopodiché se N è uguale a 3 e si fa la somma, per esempio la somma di due vettori, come si fa? Coordinate per coordinate. Adesso lo vedete. Allora se le coordinate sono 3 fate 3 somme, se le coordinate sono 7 ne fate 7, se le coordinate sono 19 fate 19. Qual è il problema? Chiaro? Ok, adesso andiamo a vedere cosa possiamo fare con questi elementi di RM. Allora, somma di due vettori di RM. Vedete che c'è una nomenclatura variabile ma anche standard, cioè nel senso che quando parliamo di somma preferiamo chiamare di vettori. Sempre gli stessi, sono punti, vettori, uguali, ma a seconda di come li guardo. Allora io ho x che è uguale a x1, x2, xn, y che è il vettore y1, y2, yn, che è x più y. Per definizione è x1 più y1 virgola x2 più y2 virgola xn più y1. Come si fa la somma? Coordinata per coordinata o componente per componente. Se vi ricordate gli elementi, diciamo, i singoli numeri che mi davano il vettore, li chiamavamo coordinate per componente. Ok? Quindi questo è semplice. Oh, c'è però un'altra operazione che possiamo fare. Questa operazione si chiama prodotto per uno scalare.
Come si fa? Allora, io ho x un vettore di Rn, poi prendo un elemento di R, adesso lo mando un po' più in alto così. Prendo lambda in R. Allora, chi è lambda x? Per definizione non è altro che lambda x con 1, lambda x con 2, lambda x con 3, continui, 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 fino ad arrivare a lambda x con 3. Cioè, se io voglio moltiplicare un vettore di Rn per uno scalare lambda, non faccio altro che prendere il mio vettore e moltiplicare tutte le sue componenti per lambda. Quindi, se prendo un vettore e voglio fare il doppio del vettore, 2x, prendo tutte le componenti della doppia. Allora, perché funziona questa cosa? Funziona perché, se vi ricordate, lambda scusate, R è chiuso rispetto al prodotto, cioè io prendo una coordinata senella, lo scalare senella, faccio il prodotto, sto ancora in R, coordinata per coordinata, quindi le coordinate stanno in R. Si chiama, perché si chiama scalare? Perché non sta in Rn. Dove deve stare? Dove stanno le coordinate, una singola coordinata, ok? Ora, queste sono le due operazioni fondamentali che possiamo fare con i vettori. Possiamo sommarli e possiamo moltiplicarli per uno scalare. Però, una volta che facciamo questo, possiamo fare questo più volte. Per esempio, io posso fare, prendo due vettori x e y, posso fare 3x meno 2y. Ok? E quindi si tratterà di andare a vedere le proprietà di queste operazioni. Prima andarle a le abbiamo definite per bene, però andarle a mettere in un quadro un po' più teorico e poi andarne a vedere le proprietà. Intanto, una cosa che possiamo vedere, facciamo la somma in questo caso qui. Allora, 3, 1 più meno 1, 4. Quanto fa? Quanto fa? No? 2, 5. Aspettiamolo. 5 e 2 non va bene. 3 è la prima coordinata, meno 1 la prima coordinata, la somma delle prime coordinate fa 2, la seconda, la somma delle seconde fa 5. Ora andiamo a vedere che cosa. Andiamo qui a fissare 2. Andiamo qui a fissare 5 e scopriamo che questo elemento qui, 2, 5, è l'elemento somma. Se però andiamo a unire qua, cosa scopriamo? Scopriamo che vabbè, disegno, non riesco a farlo meglio di così. Comunque, se lo fate con la carta millimetrata, scoprite che qua viene un parallelogramma. Non è un rettangolo, perché abbiamo detto che quest'angolo non è 90 gradi, questo è un po' meno di 90 gradi, questo è un po' più di 90 gradi, però viene un parallelogramma. Quindi fare la somma, adesso io questo non lo dimostro perché non abbiamo il tempo per fare, ma si può dimostrare la geometria, diciamo che c'è questa corrispondenza con la geometria. Comunque, fare la somma a livello algebrico, quindi fare 3 meno 1 che fa 2, 1 più 4 che fa 5, o fare, prendo questi due vettori, prendo da questo punto, prendo la parallela al primo vettore, da quest'altro punto prendo la parallela all'altro vettore, vado a vedere dove si intersecano, e quel punto
sarà l'estremo del vettore somma, ok? Allora è la stessa cosa in R2, ma in R3 funziona. In R3 si devono prendere due vettori, si deve fare la stessa operazione nel piano che contiene i due vettori, perché i due vettori partono entrambi dall'origine, quindi c'è sicuramente il piano che li contiene. Ok? Poi lo vedremo meglio. Quindi abbiamo imparato che questa operazione di somma corrisponde a quella che si chiama somma con la regola del parallelogramma di due vettori che facevate in fisica. Avete fatto nel corso di fisica 1, ma avevate già fatto nel corso di corsi alle superiori. Chiaro? Oh. La differenza? Allora, questo era x. Era il vettore. Ah, chiamiamo, siccome qua gli assi di coordinate li ho chiamati x e y, no? Questi vettori chiamiamoli v1. In genere i vettori, quando li chiamo come vettori, uso le lettere v, w, u. Quando si possono anche usare le lettere x e y, però in genere si deve usare qualcosa per far capire che un vettore non è uno scalare, che ha le componenti. Quindi in genere, se lo trovate sul libro, x sarà scritto un po' in grassetto, oppure sarà scritto con un'altra, diciamo, si capisce che non è la coordinata, ok? Si darà una freccetta sopra, poi vista il grassetto. Adesso con la lavagna non... è chiaro, qua ho scritto x, qua ho scritto x, ma queste due x hanno un significato diverso. Questa è la x che rappresenta l'asse delle asciste, questa è x che rappresenta un vettore. Adesso questi vettori chiamiamoli v1 e v2. Ci siamo? Fino a qui? Ok. Se io voglio fare v1 più v2, abbiamo detto posso fare così o posso fare con la regola del parallelogramma e ottenere questo vettore qua. Questo è v1 più v2. E se voglio fare v1 meno v2? Facciamo solo questo e poi ci fermiamo. Ok? V1 meno v2 quanto fa? Siete in grado di dirmi direttamente quanto fa? Quanto fa? 4 meno 3. Avete intuito in maniera. Cioè, v1 meno v2 non è altro che la somma di v1 con l'opposto di v2. L'opposto di v2, se ci fate caso, è v2 moltiplicato per lo scalare meno 1. Quindi prendo v2, lo moltiplico per meno 1 e poi faccio la somma con v1. Quindi non c'è nulla di complicato. Quindi se qua faccio meno v1, che devo fare? Devo cambiare di segno. Faccio la somma, 3 più 1 fa 4, 1 più meno 4 fa meno 3. Ok? E che significa questo? Significa che io qua ok, adesso devo fare continuare da questa parte. Più o meno. Okay. Questo è il vettore 1 meno 4. Poi faccio la somma con la regola del parallelogramma che insomma non è venuta tanto bene. E qua andrò a finire su 4 meno 3. Lo fate, ripeto, con una... la carta millimetrata sicuramente viene meglio.
Quindi significa prendere Q2, fare l'opposto, ecco già l'opposto l'ho fatto male, l'ho fatto troppo corto, poi fare di nuovo la somma con la regola del parallelogramma, e questo qua è V1 meno V2. Oh, ci sta un modo diverso di farlo? Un modo diverso di farlo c'è, ripeto, non sarà bellissima la figura. Un modo diverso di farlo era questo. Allora, se voi fate nel parallelogramma di prima, fate, tracciate quest'altra diagonale, come vedete quest'altra diagonale, se la rappresentate come una freccetta orientata, è parallela a questa, se fate le cose fatte bene, ok? Sì, allora che succede? Che quando io faccio il parallelogramma, questa diagonale rappresenta V1 più V2, l'altra diagonale rappresenta V1 meno V2. Però uno dice c'è un problema qua. Primo, questa diagonale non parte dall'origine, e in effetti, siccome i vettori nostri partono dall'origine, tu non devi prendere questa diagonale, ma devi prendere la parallela a questa che parte dall'origine. Quella V1 meno V2. In effetti i vettori geometricamente, i vettori della geometria, non della fisica, che poi sono applicati, quindi c'è anche un'applicazione, quelli della geometria sono classi di equivalenza di geometria orientale, cioè questo e questo sono, dal punto di vista della geometria, sono la stessa cosa, perché un vettore va sempre riportato in maniera tale che parta. Poi uno dice, ma perché deve puntare in qua? E se puntava in là, vado a fare, cosa succede quando vado a portare nell'origine? Che è lo stesso vettore ma punta nel verso opposto, quindi chi sarà? Invece di essere V1 meno V2 sarà V2 meno V1. Quindi così come se questa freccia qua c'è un verso chiaro, perché tu, questa è l'origine, deve partire dall'origine, questo è V1 più V2, se fosse la freccia opposta sarebbe meno V1 più V2, così se questo è V1 meno V2, la freccia opposta rappresenta V2 meno V1. Ok? Quindi quando andiamo a fare la somma con la, diciamo, quando andiamo a fare il parallelogramma che diciamo costruito a partire dai vettori V1 e V2, le diagonali del parallelogramma rappresentano uno la somma e uno la differenza. Poi per quanto riguarda il segno della differenza dipende da, diciamo, come se punta verso V1 è V1 meno V2, se punta verso V2 è V2 meno V1. Chiaro fino a qui? Ok, quindi adesso facciamo un attimo, vediamo un po' se abbiamo finito un'ora, sì, giusto, sono le 10. Allora facciamo un attimo un riepilogo e poi facciamo 5 minuti di ritardo. Allora, cosa abbiamo imparato finora? Abbiamo imparato che quello che avete cominciato a fare nelle superiori con R2, cioè la somma di due vettori, questo lo facevate in fisica, oppure la somma di due punti, questo lo facevate in geometria analitica, si può fare anche in R. Ok? Come si fa componendo il componente? E i punti vengono guardati come punti o vettori in maniera intercambiata. Le due operazioni fondamentali che possiamo fare con i vettori di Rn sono queste: sommarne due, oppure prenderne uno e moltiplicarlo per uno scalare. Chi ha uno scalare è un numero di R. Perché? Perché le coordinate stanno in R. È chiaro? E questa cosa serve nel tante cose. Oddio, mamma mia! Uno pensa che alle superiori fa R2, all'università fa R3, al dottorato fa Rn. No, al primo anno all'università fai direttamente Rn, qual è il senso? Prende tempo. Cioè non cambia nulla in realtà. Alcune proprietà devono essere nucleari, diciamo, enunciate in maniera più chiara di queste due operazioni, anzi noi arriveremo a un quadro più astratto, perché non lo faremo solo per i vettori di Rn, lo faremo per i vettori di un spazio vettoriale in generale,
Però prima partiamo dai vettori di Lorentz e vediamo quali sono le proprietà di queste due operazioni. E poi dopo allarghiamo il discorso più in generale.